Prima battuta, ci occupiamo della tragedia di Rigopiano in cui persero la vita 29 persone, questo perché in giornata verranno depositate le motivazioni della sentenza che il 23 febbraio scorso ha assolto la gran parte degli imputati. Ma per saperne di più abbiamo in collegamento Luca Pompei, che saluto. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Paolo, in realtà le motivazioni sono state depositate in tarda mattinata, già alcuni avvocati difensori stanno potendo disporre del documento da studiare ovviamente nel dettaglio perché si tratta di un documento di ben 300 pagine. Sostanzialmente rispetto a quelle che sono state le anticipazioni a queste motivazioni, nulla di nuovo sommariamente rispetto al dispositivo di sentenza dello scorso 23 febbraio. Il GUP Gianluca Sarandrea ha ritenuto plausibile e dunque credibile l'ipotesi di imprevedibilità della valanga, questo stando a quello che ha resoconto dei periti del tribunale che su questo aspetto in particolare aveva comunque sottolineato che la valanga era imprevedibile anche alla luce della scossa di terremoto che ci fu quel pomeriggio del 18 gennaio del 2017. Da qui cade quella che è l'ipotesi accusatoria più importante della Procura della Repubblica, ovvero l'ipotesi reato di disastro colposo e a cascata in qualche modo anche l'assoluzione per gran parte dei 30 imputati. Ricordiamo che le uniche condanne si riferiscono al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, condannato a 2 anni e 8 mesi, ai 2 funzionari della provincia d'Inceco e di Blasio, 3 anni e 4 mesi per loro, e poi una pena più lieve di appena 6 mesi per 2 imputati minori. Ovviamente molti che ho contattato tra avvocati, anche gli stessi parenti delle vittime, mi hanno riferito che vorranno leggere nel dettaglio questo corposo documento, ripetiamo, di 300 pagine. La sensazione è che da questo punto di vista si possa in qualche modo trovare il percorso giusto per portare avanti questa vicenda. In particolare ovviamente ora la palla passa alla Procura della Repubblica, che ha 45 giorni di tempo per presentare il ricorso in appello, e da questo corposo documento farà le sue valutazioni, così come le faranno i vari avvocati di parte civile per quanto riguarda i parenti delle vittime. Dunque Paolo, in sostanza ribadita e sottolineata l'imprevedibilità della valanga che fa cadere l'ipotesi accusatoria più grande, ovvero più grave, ovvero quella del disastro colposo. Cercheremo anche noi di conoscere nel dettaglio quello che è scritto in questo corposo documento di 300 pagine, ovviamente vi daremo anche ulteriori aggiornamenti se ci fossero dettagli interessanti da mettere in evidenza nel corso della TG8 di questa sera alle 19:30. A te Paolo.